Oggi ragazzi un nuovissimo prodotto che mi è appena stato spedito da Il Pacco della Puglia. Ebbene, una super novità, prodotti tipici della Puglia che potrete assaggiare a casa vostra. Sono stata contentissima quando mi hanno detto che mi avrebbero inviato questo pacco perché ero curiosissima di vedere all'interno cosa c'era per voi. Vi ricordo come sempre che per chi segue Crazy Cake c'è una cosa molto molto speciale, infatti solo per voi che state vedendo questo video potrete utilizzare il mio codice sconto per poter ordinare questa box ad un prezzo speciale. Partiamo subito con la box. Allora, appena la aprirete troverete qualcosa di super profumato, e cioè del meraviglioso rosmarino. Solo aprirla vi darà già la sensazione di essere lì al mare con il profumo del rosmarino, insomma una meraviglia. Una cosa che mi è piaciuta tantissimo è questo libricino e soprattutto la cura con la quale è stato realizzato, perché all'interno innanzitutto trovate questi simpaticissimi stickers con prodotti tipici della Puglia, belli per i più piccoli ma sinceramente belli anche per noi, e poi la descrizione nei minimi dettagli di ogni prodotto che trovate all'interno, con la spiegazione della località dalla quale proviene e tutte quante le caratteristiche del prodotto che state andando a provare. Quindi, oltre a degustare un prodotto tipico, riuscirete anche a conoscerne la storia, e questo è qualcosa veramente di fantastico, è un di più, un valore aggiunto a quello che state acquistando. Vi faccio vedere immediatamente che cosa abbiamo trovato all'interno di questa box. Meravigliose orecchiette e maccheroncini, non vedo l'ora di farle con i broccoli, queste qui saranno assolutamente meravigliose. Io adoro la pasta fresca, quindi per me è stata veramente una super sorpresa trovare questo prodotto all'interno. Un prodotto che mi ha incuriosito molto è stato il caffè. Personalmente non ho mai provato del caffè tipico della Puglia, ma noi napoletani siamo intenditori di caffè, quindi non vedo l'ora di farlo assaggiare ad Andrea, perché voi sapete io non bevo caffè, ma Andrea è un grandissimo bevitore. Super interessanti i frutti del grano, era un formato che non conoscevo, sembrerebbero una sorta di grissino gigante. Questo qui lo andiamo subito a provare insieme, perché sapete che questi prodotti mi incuriosiscono tantissimo. Vado ad assaggiare. È una sorpresa, perché li aspettavo leggermente salati e invece sono dolci. Veramente veramente buoni, è un prodotto molto particolare, non l'avevo mai assaggiato. All'interno della consistenza un po' tipo il grissino, ma ha un sapore dolce tipo biscotto. Buono buono, contentissima di aver provato questo prodotto tipico. La puccia salentina. Questa qui andrà bella farcita con un bel affettato. Poi una meravigliosa bottiglia di vino primitivo. Lo sapete perché si chiama vino primitivo? Se non lo sapete, lo scoprirete leggendo il libretto che esce all'interno appunto della box, e scoprirete appunto che il vino primitivo è un vino chiamato così perché viene realizzato con la prima uva. Mai sentito parlare di lampascioni? Io no. Ebbene, l'ho scoperto proprio grazie ai nostri amici del Pacco della Puglia. Sono delle cipolle, vengono chiamate anche cipolla canina, e hanno dei colori meravigliosi che vanno dal rosa al bianco. Curiosissima di assaggiarle. Troviamo inoltre altri due prodotti sott'olio. I prodotti sott'olio sono prodotti veramente molto preziosi. Qui infatti abbiamo olio extravergine di oliva, sia per quello che riguarda l'antipasto capriccioso e per il patè di olive nere. Quindi se volete fare qualcosa di sfizioso con bruschettine o quant'altro, insomma dovete solamente dare spazio alla vostra fantasia. Sono dei prodotti veramente fantastici da poter provare e soprattutto assaggiare qualcosa di diverso. L'ho lasciato per ultimo perché rientra fra i miei prodotti preferiti di quando sono al mare, mi ricorda proprio la passeggiata la sera quando si vuole assaggiare qualcosa di sfizioso dopo aver mangiato, e sono le arachidi pralinate.
Adesso l'assaggio, non resisto, ragazzi, non resisto, vado ad aprirle. Adoro. Che dire, sembrano veramente appena preparate. All'interno di questa box di marzo troverete una cosa veramente molto molto carina, e cioè del sapone di Apulia. E poi una cosa che mi è piaciuta tantissimo è l'attenzione veramente che questi ragazzi ripongono nella realizzazione della box, perché oltre al libretto, che come vi ho detto è carinissimo anche per gli stickers che trovate all'interno e la descrizione di ogni prodotto dei minimi dettagli, quello che mi è piaciuto è anche il fatto che alle spalle ci sia un progetto sostenibile. Infatti loro non buttano via niente e con gli scarti di produzione vi mandano questo simpatico packaging con all'interno dei fogliettini quadrati su cui potrete scrivere i vostri appunti, la lista della spesa, insomma, potrete fare quello che volete. È comunque una bella cosa l'idea di non buttare via niente e di riutilizzare tutto. Sul loro sito troverete la possibilità di fare un abbonamento, oppure potrete anche acquistare semplicemente una box. Ovviamente l'abbonamento ha una sua convenienza, ma vi ricordo nuovamente che se utilizzerete il mio codice sconto riuscirete ad avere un prezzo che possono avere solamente i follower di Crazy Cake. Un bacio!